Di nuovo qua nello studio allestito all'interno del Cartoonist 2010, questa volta il gradito ospite è Laura Scarpa, che saluto. Anche a voi un saluto e un grazie di avermi ospitata, appunto. Già ti conosco negli amici di BooksWeb perché ci siamo incontrati qualche tempo fa per le tue iniziative, qui Animals e Scuola di Fumetto. In questo momento però io da approfittatore approfitto di te perché c'è un perché. Questo perché si chiama Grazia Nidasi, un'autrice straordinaria che io da tempo rincorro per poterla intervistare, ma lei non ama molto le telecamere, giusto? È una donna refrattaria alle telecamere e anche ai saloni, è molto discreta. Posizione che rispettiamo naturalmente, anche perché Grazia Nidasi è una signora, ce l'ha detto personalmente con estremo garbo, quindi la salutiamo, ma siccome io sono testardo, voglio parlare di lei, soprattutto della sua opera, ne approfitto, come detto, di te perché la conosci non solo personalmente ma anche artisticamente, avendo curato questa Sì. che è, mi dicevi, la versione, la riproposizione Integrale integrale delle storie di Valentina Valentina Melaverde. Melaverde, che ha cominciato a uscire sul Corriere dei Piccoli nel 69, alla fine del 69, e si è conclusa come avventura sul Corriere dei Ragazzi nel 76, quando poi il Corriere dei Ragazzi stava per trasformarsi in Courier Boy, e quindi cambiando linea, non coincidendo più con un personaggio un po' più sottile, più complesso, come quello appunto di Valentina. Secondo numero è freschissimo di stampa, l'opera è strutturata su quattro volumi. Sì, quattro volumi. Il terzo volume avrà soltanto l'annata del 74, che era particolarmente densa, perché le storie cominciano ad allungarsi, mentre le prime storie sono nate da una richiesta, diciamo, di spazio femminile all'interno del Corriere dei Piccoli. Spazio femminile che poi in breve si è liberato di questa etichetta di femminilità. Perché mentre all'inizio erano due paginette con i consigli di moda, di consigli per le ragazze, ma le storie erano molto limitate, tanto che Grazia non avrebbe voluto ripubblicare quelle storie perché le sentiva un po' costrette, invece il pubblico molto presto è diventato un pubblico unisex. Anche i maschi leggevano Valentina Melaverde e la amavano. Quello che io vorrei chiederti da esperta di fumetto, oltre che da conoscitrice di Valentina, della sua autrice, io all'epoca leggevo le storie di Valentina da maschietto e ho moltissimi amici maschietti che Sì. le leggevano, nessuno di loro si è mai fatto problema ad ammetterlo, soprattutto oggi che sappiamo che alcune case editrici cercano di lavorare su nuovi progetti puntando a target specifici, che più delle volte vuol dire giovani maschi, giovani femmine, adolescenti, Sì. bambini, così. C'è un segreto nell'opera di Grazia Nidasio per cui riusciva a raggiungere sia maschi che femmine senza problema? Io credo che oltre che un segreto ci sia una grossa volontà, la volontà di non considerare il mondo diviso in settori, maschi e femmine, ma anche io credo che allora, e non solo Grazia Nidasio, quindi ci fosse un concetto di target molto più largo, non si diceva neanche target, ma il Corriere dei Piccoli, per esempio, io l'ho letto tra i 6 anni, cioè da quando potevo leggere, fino ai 15-16, Corriere dei Ragazzi, ed era però con un per un pubblico che aveva appunto dalle elementari a tutte le medie, mentre oggi tendiamo dai 6 agli 8 anni, dai 9 ai 10, Una divisione queste anche di fascia d'età. categorie sono molto rigide e hanno in realtà molto poca fiducia nel fumetto e nell'opera, perché se un'opera è importante e valida, è chiaro che avrà una fascia di età giustamente diversa, ma comunica comunque in maniera forte. La Pimpa per i bambini piccoli è giusta, ma un lettore affezionato continua a leggerla anche dopo, così come è successo con la Steffi. Steffi, giusto perché per chi non avesse vissuto l'epoca del Corriere dei Piccoli e poi del Corriere dei Ragazzi, Valentina aveva una sorella, Steffi appunto, che ritroviamo in questo libro antologico di Rizzoli,
che poi ha cominciato a muoversi di vita propria e è tuttora attiva, perché troviamo alcune vignette ad esempio sui quotidiani, fa molte volte sul Corriere della Sera, una satira molto... Tornando proprio a Stefi e Valentina, in realtà era una famiglia, la famiglia, i genitori erano un ruolo chiaramente distante, nel senso del genitore, ma i tre ragazzi avevano dei caratteri molto diversi, età e sessi diversi, perché c'era il Miura, il Cesare detto Miura, che era la parte maschile, ma che partecipava, era in contatto. Erano anche anni estremamente importanti, stiamo parlando dei primissimi anni 70. Valentina nasce nel 69, annata emblematica, muore nel 76, si interrompe editorialmente e vive sempre e lotta con noi. Però è significativo anche il periodo, ed era un periodo in cui le ragazze uscivano fuori e conquistavano la parità. Di conseguenza questo era ancora più accentuato, ma oggi questo dovrebbe esserci di più. Tanto più che i sessi non sono neanche soltanto due, e di conseguenza forse fare queste divisioni è ancora più assurdo. E a proposito di divisioni, infatti, hai preso in mano un libro, un'idea del successo di questo, che penso sia motivo d'orgoglio e forse anche un po' di freno alle apparizioni pubbliche di una persona così particolare come Grazia, è il fatto che a distanza di tanti anni la Stefi sia un personaggio che viene ascoltato per certe iniziative molto particolari. Questo è molto interessante, di cui abbiamo assistito all'inaugurazione. Grazia ci tiene tantissimo a questa, e infatti su Scuola di Fumetto ne parleremo, cercheremo che questa cosa possa crescere extra Grazia Nidasio. Ed è invece un'altra differenza, che è quella di popolazioni e di lingue. Noi oggi non siamo più in Italia solamente italiani doc, diciamo. In realtà anche l'Italia è sempre stata molto mista e non l'abbiamo mai accettato del tutto, ma adesso che abbiamo ragazzi cinesi, polacchi, russi, indiani, filippini, questa iniziativa capita molto importante rivolgersi a tutti i ragazzi, è questo che ha sempre sostenuto Grazia, quando si rivolgeva a un pubblico maschile e femminile, e quando si rivolge oggi, trasformando Stefi, traducendo Stefi in tante lingue, in modo che le scolaresche visitino questa mostra, che è una mostra solo di esposizione di pannelli, dove però ci sono delle attività, il bambino cinese può per una volta leggere lui e spiegare ai compagni di classe cosa succede in quell'avventura della Stefi. Esatto. Una mostra itinerante di fumetti multilingue e laboratorio didattico. Questa è la definizione. Come detto, i fumetti della Stefi vengono riproposti, tradotti in tutte le lingue, che sono le lingue poi di tutte queste persone che vengono a vivere in Italia, che in questo modo hanno una mano, un grosso aiuto per integrarsi. È un laboratorio didattico che anche qui permette il coinvolgimento a prescindere da qualsiasi sesso, razza o religione. Un altro motivo di orgoglio perché Grazia, che è molto restia a comparire in pubblico, è invece però molto motivata sempre nel farsi coinvolgere da lotte che sono quelle sociali, ma anche della promozione dell'immagine, della dignità dell'illustrazione, del rispetto del lavoro degli illustratori e dei fumettisti, e anche però sempre cercando di essere aderente alla realtà, è estremamente attenta al presente, discreta ma molto presente tra di noi. Infatti, un'altra cosa molto bella da sottolineare. Io sottolineo che questo è il catalogo della mostra, edito da Caminito. La mostra, come detto, è itinerante, quindi l'invito è a cercare informazioni, perché potrebbe passare dalle vostre parti e vale la pena di visitarla. Ringrazio moltissimo Laura per aver presentato insieme a me questa figura artistica eccezionale con le sue opere. E tu mi dicevi, io l'ho visto, purtroppo non possiamo averlo qua, Grazia continua a essere attiva come illustratrice, sì, c'è un bel libro. C'è un libro che appena finito, importantissimo, ha illustrato in maniera estremamente libera e ironica, come sa essere lei, l'Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino. Direi che Ariosto, Calvino e Nidasio insieme dimostrano come prima di tutto i linguaggi possano confondersi e interagire.
e come il fumetto sia cultura, l'immagine sia cultura, ma sempre con grande divertimento. Infatti, un altro libro imperdibile insieme a queste bellissime raccolte delle opere di Gazzani d'Asio. Io ti ringrazio moltissimo per la tua gentilezza e la tua disponibilità, speriamo di aver fatto cosa gradita. Grazie. A Gazzani d'Asio e soprattutto agli amici di Buxe che avranno modo, spero, speriamo, di conoscere questa eccezionale artista. Grazie Laura. Grazie a voi, grazie anche da parte di Grazia.